questa lezione andremo a mostrare una serie di esempi di deduzione formale in calcolo naturale per la logica al primo ordine. Essenzialmente le tecniche di dimostrazione sono analoghe a quelle già viste per la logica proposizionale, fatto salvo che quando sia necessario applicare la regola di introduzione di per ogni o di eliminazione di esiste, occorre anche verificare a prova terminata che le condizioni sulle variabili libere nelle prove siano verificate.
La restrizione sulle variabili, in particolare il fatto che la variabile sia libera nella prova della premessa, è essenziale per la corretta applicazione della regola di introduzione di Peroni. Infatti, se noi violiamo questa regola, otteniamo delle prove che sono scorrette, come il seguente controesempio dimostra. Sia x una variabile che sia libera in P. L'istanza della regola di introduzione di Peroni nella parte più alta della prova è invalida, come si vede dalla marcatura in rosso nella dimostrazione. Questo perché la variabile x appare nelle assunzioni, in particolare in P, che in quel momento della prova non è ancora scaricata. Se andiamo a interpretare questa dimostrazione nell'aritmetica, ponendo P per la proposizione x pari, la conclusione, leggendola, significa che per ogni x, se x è pari, allora per ogni x è pari. In particolare, specializzando questa formula su x uguale a 0, leggiamo che se p di 0 vale, cioè se 0 è pari, allora per ogni naturale esso è pari. Un fatto che è ovviamente falso. La richiesta che la variabile x, quantificata nella prima premessa della regola di eliminazione di esiste, non compaia libera tra le assunzioni della seconda premessa, eccezion fatta per il corpo quantificato, questa restrizione è essenziale per garantire la correttezza della regola medesima. Di nuovo forniamo un controesempio. Come prima, sia x una variabile che compaia libera nella formula P.
Nel controesempio, la restrizione cui è soggetta la regola di eliminazione di esiste è violata. Infatti, l'assunzione P implica Q contiene X come variabile libera in quanto esso compare libera in P. E questa stessa assunzione P implica Q viene scaricata dopo l'applicazione della regola di eliminazione di esiste. Pertanto, questa regola è stata applicata in modo improprio. Se andiamo a interpretare la conclusione e poniamo Q uguale al falso e P per la formula che rappresenta X pari e andiamo a interpretare la conclusione in questo senso, poiché P valutata sul punto 1 è falso, conclusione permette di dedurre che non vi sono numeri naturali pari, il che è chiaramente assurdo. La regola di eliminazione di esiste pretende anche che la variabile x quantificata nella prima premessa non compaia libera nella conclusione della seconda premessa. Se togliamo questa restrizione, ancora una volta troviamo delle dimostrazioni che permettono di dedurre delle assurdità. Sia x una variabile libera in A e consideriamo la dimostrazione nella slide. Thank you.
Nell'aritmetica, se noi interpretiamo A come la formula che afferma che il suo argomento è pari, la conclusione ci dice che se esiste un numero pari, allora tutti i numeri sono pari. Poiché un numero pari esiste, ad esempio 2, ne consegue che ogni numero debba essere pari, un fatto evidentemente impossibile. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Alcuni esercizi sono di formalizzazione. Ad esempio, si può richiedere di scrivere una proprietà P che afferma che ogni numero possa essere diviso per 2 con resto 0 oppure 1 nella teoria dell'aritmetica. Per affrontare questi esercizi è necessario leggere con molta attenzione l'enunciato. Ad esempio, ci viene chiesto di esprimere una proprietà P tale per cui ogni numero possa. Quel ogni numero significa che P deve avere la forma per ogni x di tipo n. La richiesta prosegue chiedendo che tale numero possa essere diviso per 2 con un qualche resto. Questo significa che dobbiamo esprimere il concetto di divisione per 2 con un resto nel linguaggio dell'aritmetica. Significa sostanza dire che x deve essere uguale a 2y più z. Quindi P deve avere la forma per ogni x esiste un y ed esiste un z, tale per cui x è uguale a 2y più z e la condizione che segue. Ancora una volta l'enunciato ci viene in soccorso. Esso afferma che il resto può essere 0 oppure 1. Di conseguenza la variabile z, che rappresenta il resto, può essere z uguale a 0 o z uguale a 1. Quindi il risultato finale è che la formula P che formalizza l'asserto richiesto nell'esercizio è: per ogni x esiste un y, esiste un z, tale per cui x è uguale a 2y più z and z uguale a 0 o z uguale a 1. Un altro esercizio della medesima natura è il seguente. Si esprima la proprietà che vi siano al più due valori y per ogni x per i quali la proprietà p valga. Il primo passaggio consiste nel esprimere il concetto di esistono due valori. Di conseguenza, questo possiamo farlo introducendo due variabili v1 e v2. Esiste un v1, esiste un v2 tale che.
per esprimere il concetto ci sono al più due valori y, questo significa che per ogni y, y è uguale a v1 oppure y è uguale a v2, senza altra possibilità di scelta. Quindi, per ogni x esiste v1, esiste v2, tale per cui per ogni y, p implica y uguale a v1 o y uguale a v2, esprime la richiesta e costituisce la soluzione dell'esercizio. Si noti come la proprietà p possa non valere. In questo caso l'implicazione è comunque vera perché l'antecedente è falso. Si noti anche come la proprietà p potrebbe essere valida esclusivamente per un valore. In questo caso abbiamo il caso in cui v1 è uguale a v2. La proprietà p può chiaramente valere quando v1 è diverso da v2 e in questo caso la proprietà p vale esattamente su due valori distinti. Tuttavia, la formula che abbiamo scritto è falsa se la proprietà p vale su tre o più valori, o, d'altro modo, la formula p non ha nessuna possibilità di valere per tre o più valori. Un'altra tipologia di esercizi possibile è quella in cui si va a sostituire una regola di inferenza del calcolo per la logica al primo ordine con una regola alternativa. Ad esempio, sostituendo la regola di introduzione di Perogni con la regola infinitaria indicata nella slide, serve dimostrare che ogni formula che possa essere dedotta nel calcolo con la regola variante può essere dedotta nel calcolo originale. La regola variante ha come conclusione per ogni xa, ma ha come premesse infinite premesse, una per ogni termine t, e ogni premessa è una dimostrazione della forma da gamma si dimostra a in cui t sostituisce x. La soluzione di questo esercizio è come segue. Se noi prendiamo una qualsiasi prova pi greco in cui la regola per ogni i infinitaria occorre e prendiamo ciascuna premessa tra le infinite di questa regola, comunque in ciascuna premessa soltanto un numero finito di assunzioni in gamma è utilizzato. Se noi prendiamo la variabile z che non sia tra le variabili utilizzate in ciascuna di queste premesse, allora esiste una prova in cui da gamma dimostriamo a in cui x è rinominato z tra le premesse della regola infinitaria. Pertanto, nel calcolo in deduzione naturale, questa prova tau può essere usata per dedurre per ogni z a in cui z sostituisce x, la quale, rinominando la variabile legata, semplicemente equivale a per ogni xa. Pertanto, possiamo semplicemente sostituire ogni istanza della regola infinitaria con la prova tau così individuata e ottenere un risultato essenzialmente equivalente a meno di rinominazione delle variabili legate. Attualmente è possibile dimostrare anche la proposizione opposta, cioè ogni formula che possa essere dedotta nella deduzione naturale standard può anche essere dedotta nel calcolo contenente la regola infinitaria. A tale scopo si consideri la regola tradizionale di introduzione di Perogni, con x che non occorra libera nelle assunzioni. Per una semplice induzione sulla struttura delle prove si può dimostrare che se delta dimostra b, allora si può sostituire la variabile z con t in tutta la prova e ottenere una nuova deduzione.
sostituendo T per X nella premessa dell'introduzione di Peroni, per tutti i termini T della stessa sorta di X, vediamo che tutte le premesse della regola infinitaria sono pertanto valide, così ottenendo il risultato desiderato. L'idea di fondo è che la condizione sulle variabili libere permette di sostituire la variabile che andremo a quantificare con un termine qualsiasi, ottenendo dalla prova che funge da premessa per l'introduzione di Peroni standard tutte le premesse della regola infinitaria.